Benvenuti a Polis, appuntamento speciale dedicato alle elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 di giugno. Oggi dedicheremo le nostre attenzioni alla consultazione in programma ad Osimo con tre candidati che saranno protagonisti nel nostro dibattito odierno. Tra breve vi daremo tutti i dettagli per quello che concerne lo svolgimento del dibattito in studio. Intanto vi dico che i candidati sono tre e i tre candidati per il rispetto della par condicio inizieranno a parlare con ordine alfabetico, ovviamente uno alla volta, per primo, per secondo e per terzo. Le domande saranno complessivamente 15, quindi ognuno di loro parlerà per primo, per secondo e per terzo per 5 volte ognuno, quindi nel rispetto totale della par condicio. Adesso però vediamo di entrare nel dettaglio. Bentrovati ai telespettatori da Teodora Stefanelli. Intanto andiamo a presentare i nostri candidati sindaco. Iniziamo con Sandro Antonelli, 57 anni, ingegnere, sposato e padre di tre figli, già vice sindaco. È stato assessore allo sport, ambiente ed energie rinnovabili, amministratore della società del comune di Osimo, IMOS e Geosport. Attualmente è consigliere comunale di minoranza. Si candida con la coalizione civica ed è appoggiato da sette liste: Osimo al centro, Rinasci Osimo, Osimo Libera, Progetto Osimo, Osimo Futuro, Civitas, Civici Azione e Tratto Comune. La seconda candidata è Michela Glorio, lei ha 41 anni, è nata ad Osimo ed è cresciuta ad Osimo da genitori entrambi osimani, provenienti dalle frazioni di Santo Stefano e Casenuovo. Laureata in economia nel 2006, da 17 anni europrogettista presso un ente privato. Assessore da 10 anni con deleghe a sviluppo economico, ambiente, turismo e personale, rappresenta una coalizione ampia e coesa formata da 8 liste, tra cui PD e Movimento 5 Stelle e 6 liste civiche: Energia Nuova, Ecologia e Futuro, Popolari per Osimo, Osiamo, Uniti per Glorio e Michela Glorio Sindaco. E proseguiamo allora con Francesco Pirani, il candidato, 59 anni, due figli, imprenditore dal 1986, vive ad Osimo ed è stato assessore con le liste civiche osimane dal 2000 al 2011, per poi dedicarsi esclusivamente alla propria attività lavorativa. Si presenta come soggetto autonomo alla guida della coalizione con una propria lista, Pirani Sindaco, formato dall'alleanza fra Fratelli d'Italia e le liste civiche osimane presenti in città da oltre 30 anni. Sulla testa, Patto Sociale, Green, Osimo Democratica e Solidale, Latini UDC, Forza Osimo, Civiche Marche, Pirani, Sindaco. E allora, prima di entrare nel dettaglio delle domande, come vi dicevo, avremo 15 domande per ogni candidato. Ognuno avrà a disposizione un minuto di tempo che potrà utilizzare come meglio vuole, nel senso che potrà utilizzarlo anche per eventuali repliche a propria disposizione. E dunque, da questo punto di vista, poi sarà una gestione del tempo a seconda delle volontà di ogni candidato. Allora, andiamo a cominciare con il nostro dibattito. Partiamo immediatamente con la prima domanda, una domanda insomma semplice ma complicata allo stesso tempo, e cioè perché ha scelto di candidarsi? Un minuto di tempo a disposizione, inizia il candidato Sandro Antonelli, poi prosegue Michela Glorio e Francesco Pirani. Allora, candidato Antonelli, perché ha scelto di candidarsi? Un minuto di tempo a disposizione, prego. Un saluto a tutti i telespettatori. Io amo la mia città dove risiedo da quando avevo l'età di 13 anni. Ad Osimo sono cresciuto come uomo e come professionista. Ad Osimo ho costruito la mia famiglia e la mia attività lavorativa e ad Osimo da diversi anni sto svolgendo il mio impegno politico. Purtroppo negli ultimi anni di questa amministrazione ho, pur incidendo poco sull'azione amministrativa perché ho occupato i banchi dell'opposizione, ho visto un lento declino della nostra città. Ho quindi deciso di candidarmi perché ho fatto un percorso all'interno delle liste civiche che è culminato con la mia affermazione alle primarie dello scorso anno e quindi per garantire anche la fiducia di chi mi ha sostenuto ho preso questa decisione. Nonostante che il mio percorso sia cambiato, desidero riportare ad Osimo un'amministrazione efficiente che ci possa permettere di ristrutturare la città a 360 gradi. Precisissimo, puntualissimo, proseguiamo con Michela Glorio perché ha scelto di candidarsi. Un minuto a sua disposizione, prego.
Grazie, grazie per l'opportunità di questo confronto. Ho deciso di candidarmi e di mettermi a disposizione perché mi sono appassionata. In questi anni in cui ho ricoperto il ruolo di assessore nell'amministrazione di Simone Pugnaloni, ho capito quanto le politiche pubbliche sono importanti nella vita delle persone e quanto hanno un impatto nella città. E questo impatto deve essere positivo. Quindi mi metto a disposizione in continuità con un progetto iniziato 10 anni fa per consolidare quanto di buono è stato fatto e per migliorare dove ci sono margini di miglioramento e dove si può migliorare. Il mio unico obiettivo è quello di mettermi a servizio per un obiettivo da perseguire nell'interesse collettivo e comune della comunità e non per gli interessi propri o personali. Ecco, abbiamo ancora qualche secondo a disposizione, non so, a questo punto direi che si può, magari possiamo recuperare poi con il prossimo candidato, Francesco Pirani. Perché ha scelto di candidarsi? Ma perché no? Perché comunque vivo Osimo da imprenditore e da cittadino, sono stato amministratore pubblico una decina d'anni fino all'anno 2011 e poi ho vissuto la mia vita appunto da cittadino, rendendomi conto che il rapporto con la mia città stava cambiando rapidamente negli ultimi anni. Quindi ho deciso di passare dalla modalità remota, dalla modalità divano alla modalità ci metto la faccia. Vorrei portare nella nostra amministrazione quella che è la mia esperienza come cittadino appunto e come imprenditore, perché ritengo che negli ultimi anni il rapporto con i cittadini e con il resto del mondo di Osimo è cambiato molto. E per fare un riferimento a quanto affermato, uno dei primi e dei basilari principi che mi stimola a questo mio impegno è proprio impedire la continuità con l'attuale amministrazione che ha cambiato in negativo la nostra città. Lo faccio con l'impegno e tutto il tempo che occorrerà dedicare, perché comunque quello diventerà l'obiettivo primario dei miei prossimi 5 anni e quindi ho deciso appunto di rispondere a questo mio impulso e al desiderio di tanti cittadini. E allora, benissimo, così è terminato il primo giro di domande, il primo giro di risposte. Andiamo avanti, andiamo un po' più sul concreto, no? Proprio per beneficiare con tutti i telespettatori osimani in particolare di quello che concretamente si farà per la città. Allora, fondamentalmente, qual è la priorità per Osimo? Qual è la vostra priorità per la città? Cominciamo con Michela Glorio. Lato ho inserito 10 priorità, dovendone scegliere una, scelgo quella dello sviluppo sostenibile del territorio e quindi della messa a terra del nuovo piano regolatore che abbiamo approvato prima di Pasqua. Un piano regolatore che supera un contenzioso con la provincia di Ancona dopo tanti anni, un piano regolatore che vede la rigenerazione di tante aree rimaste in degrado, un piano regolatore che vede la chiusura delle lottizzazioni ancora aperte prima di iniziare il nuovo consumo del territorio. Ad Osimo uno dei problemi principali sono le reti arancioni. Io dico sempre che voglio fare la lotta a queste reti arancioni per restituire ad Osimo una città più bella, un territorio più, con meno degrado, più attrattivo per i turisti ma anche per i cittadini, dove le tante lottizzazioni rimaste aperte a causa dello sviluppo urbanistico forte che c'è stato negli anni precedenti, nei primi anni 2000, piano piano iniziano a chiudersi e a chiudersi definitivamente. Francesco Pirani, cosa fare prioritariamente per la città di Osimo? Due gli interventi immediati sui tantissimi che saranno necessari. Il primo riguarda il problema annoso della viabilità che non è stato mai affrontato negli ultimi 10 anni, nonostante una parte della strada di bordo progettata fosse già esistente e funzionale per le prime frazioni e un finanziamento esistente e cospicuo di 8 milioni e mezzo giace ancora inutilizzato in provincia. Quindi ripartire da quello per risolvere un problema importantissimo ed annuale che da tanti anni riguarda i cittadini di Osimo, non solo di Osimo, perché Osimo è una zona, uno snodo importante di passaggio sull'asse Ancona-Macerata. Il secondo non è strutturale, il secondo è riportare al centro del dialogo fra amministrazione e città alcuni nodi fondamentali del nostro ordinamento istituzionale, i consigli di quartiere e le consulte. Sono due organi disattesi, non c'è stato ascolto, tant'è vero che molti problemi non sono stati neanche affrontati, ma non solo, neanche sono conosciuti, perché i consigli di quartiere e l'ascolto con il cittadino è stato veramente disatteso e oggi non è possibile un confronto per portare solamente a conoscenza dei più i problemi che ci sono nel nostro territorio. Stessa domanda ovviamente per Sandro Antonelli, la priorità per Osimo?
Bene, noi non sappiamo quali saranno i problemi che questa amministrazione ci lascia in eredità. Abbiamo comunque stilato un programma ambizioso e articolato che però riteniamo effettivamente realizzabile. Quello che però crediamo fermamente è che bisogna partire dal comune, cioè bisogna che l'ente venga in qualche maniera riorganizzato per permettere ai cittadini di avere dei tempi certi, cittadini e imprese, non si possono più attendere i tempi delle lungaggini burocratiche a cui purtroppo ci siamo dovuti abituare. Quindi, come si fa quando si inizia un viaggio, si manda la macchina dal meccanico per fare il check-up, così pensiamo di fare anche con la macchina amministrativa, per renderla più efficiente, più snella, più in grado di rispondere alle esigenze del territorio e per avere quindi la possibilità di mettere in atto tutti quei programmi e quei atti che vorremmo invece implementare per stravolgere definitivamente la nostra città in senso positivo, ridandogli una prospettiva nuova. Benissimo, allora proseguiamo con la terza domanda, un tema che abbiamo sfiorato ma che adesso andiamo un po' più diciamo ad affrontare in profondità, ossia la viabilità. Sappiamo che cosa si può fare per migliorare alcune delle zone più congestionate, parliamo ad esempio di Osimo Stazione oppure della sicurezza sulla strada statale 16, troppo spesso teatro di incidenti anche gravi. E allora un minuto anche per Francesco Pirani, poi segue Sandro Antonelli e Michela Grolio. Iniziamo con Francesco Pirani, un minuto a sua disposizione per rispondere sui temi della viabilità, prego. Allora, relativamente a Osimo Stazione abbiamo un progetto innovativo, finora mai ipotizzato da nessuno, ma che ha un senso molto pratico e una efficacia molto molto alta. Vorremmo utilizzare un'area del privato, ovviamente dopo concertazione, dopo acquisizione, quella dove attualmente c'è un capannone della Odino Valperga dismesso e utilizzato come area esterna per il deposito del materiale della ferrovia, per creare una sorta di strada parallela rispetto a quella che passa al centro di Osimo Stazione, il cui ingresso e la cui uscita sarà costituita da due sorte di chicane, quindi due doppie curve. Questo permetterà di rallentare la velocità e creare uno spazio, quella che è l'attuale area di sedime della strada, verde, quindi a fruizione dei negozi e delle abitazioni che oggi invece all'uscita di casa si trovano tir che sfrecciano a velocità alta, e soprattutto decongestionare le lunghe code che si creano, perché comunque vanno regolamentate gli attraversamenti dei pedoni. Quindi un qualcosa di estremamente realizzabile a un costo relativamente basso e soprattutto possibile. Ottimo, proseguiamo con Sandro Antonelli, un minuto a sua disposizione, la viabilità. Come veniva detto precedentemente, la viabilità è un problema che non è stato risolto in questi ultimi 10 anni, specialmente nell'asse Ancona-Macerata. Per il nostro programma diventa una priorità quindi dare una soluzione alternativa a quella che riguarda questa problematica, che fondamentalmente non è presente neanche nell'ultimo piano urbanistico comunale che è stato licenziato qualche settimana fa da questa amministrazione. Quindi pensiamo di mettere in atto il piano urbano del traffico, che ci permetterà di individuare delle soluzioni alternative che facciano utilizzo delle strade attuali per alleggerire il traffico pesante. Per quanto riguarda la questione di Osimo Stazione, noi ci proponiamo di attivare un dialogo forte con l'ANAS per valutare la deviazione del traffico pesante sulla Cameranense e per definire una volta per tutte la possibilità di realizzare, in corrispondenza del nuovo centro commerciale che è stato da poco aperto, o una rotatoria, come è stata annunciata da questa amministrazione, ma di cui ancora non abbiamo nessuna contezza, o semplicemente una corsia di accesso a quella medesima struttura. In più faremo particolare attenzione agli attraversamenti pedonali, che dovranno essere potenziati ed illuminati. Bene, ora risponde per ultimo Michela Glorio, 60 secondi a disposizione, prego. Sì, innanzitutto ricordo come l'amministrazione di uscente, quindi di cui faccio parte, abbia investito veramente tanto sulla viabilità anche ad Osimo Stazione per la risoluzione dei problemi che c'erano da tanti anni. Abbiamo, nel finire del primo mandato, inizio del secondo mandato, abbiamo inaugurato la rotatoria ad Osimo Stazione, che era un'opera attesa da 40 anni, mentre invece un mese fa abbiamo inaugurato la rotatoria in prossimità del centro commerciale Cargo Pierre, che era stato teatro di incidenti anche mortali, quindi un punto molto
molto critico. Con queste due rotatorie si è abbassata la velocità lungo la statale e quindi il traffico ora diffluisce molto meglio. Un altro investimento che abbiamo fatto, che è l'inizio della strada di bordo variante a nord, è in via Linguetta, milioni di euro spesi per bypassare tutto il traffico dal cruciale del Padiglione, che anch'esso era richiesto dalla frazione da più di 40 anni. Per quanto riguarda Osimo Stazione, attraverso l'interlocuzione con i consigli di quartieri che abbiamo sempre coinvolto in questi anni, non abbiamo potuto mettere a terra la rotatoria che doveva essere fatta dal centro commerciale, proprio perché alcuni dei residenti delle vie limitrofe si sono opposti al progetto presentato. Sarà comunque mia cura, una volta eletta sindaco, a riprendere il discorso con i cittadini e con i residenti e anche con l'ANAS, che è proprietario della strada, e con il comune di Camerano per quanto riguarda la possibilità di veicolare il traffico pesante nella cameranense. Benissimo, adesso ho recuperato il tempo che aveva risparmiato nella precedente domanda, quindi ora siamo tutti azzerati precisamente per il minuto a disposizione da rispondere con ognuno dei candidati. Parliamo adesso di commercio, un settore che purtroppo vive non soltanto a Osimo ma in tutte le Marche, un po' in tutta Italia, un momento molto delicato con tanti negozi che vengono chiusi nel centro storico o comunque che hanno delle serie difficoltà per il caro bollette e non soltanto, e quindi è indispensabile, fondamentale dare un sostegno con idee nuove per tornare a far rivivere le attività del centro storico e comunque del commercio in generale. Ecco, che cosa avete in mente di fare? Qual è la vostra ricetta a riguardo? Comincia a rispondere Antonelli. Sì, la ricetta che abbiamo pensato nel nostro programma è quella di rendere nuovamente diciamo competitivo il centro storico della nostra città, e quando parliamo di competitività intendiamo rendere il centro storico più appetibile sia per chi ci abita e chi invece lo frequenta per motivi diversi. Evidentemente quello che è mancato in questi 10 anni è stata proprio un'attenzione particolare verso il centro storico. C'è stata, a nostro giudizio, una scarsa attenzione alle attività commerciali. Negli ultimi 10 anni si sono perse circa 300 attività commerciali all'interno del nostro territorio e il 7% sono proprio attività che riguardano il centro storico. Quindi che cosa intendiamo fare? Intendiamo implementare tutta una serie di interventi che riguardano l'incremento della residenzialità con incentivi che vengono dati alle giovani coppie che decidono di abitare al centro e delle attività commerciali che possano avere anche loro incentivi sia fiscali che di altra natura, per poter aprire le nuove attività e poter quindi iniziare un percorso che poi debba essere sostenuto anche dal turismo e dalla cultura, che devono essere, a nostro giudizio, molto implementati nella nostra città. Gloria, cosa fare per il commercio osimano? Allora, innanzitutto mi piace ricordare che 10 anni fa, quando sono stata nominata assessore con la delega al commercio, la prima riunione che ho fatto è stata proprio con un comitato che si chiamava Commercianti Osimo Centro, di 35 attività del centro storico che erano molto molto impensierite per il calo di fatturato che stavano vivendo in centro storico e anche per i negozi che stavano chiudendo. Quindi un centro storico che loro definivano morto e su cui si doveva fare per forza qualcosa. Da assessore al commercio, ma anche al turismo, e con il collega Pellegrini alla cultura, abbiamo innanzitutto iniziato a mettere in campo una serie di politiche espansive, quindi una serie di politiche che vedevano il turismo e la cultura come volano anche per l'attività economica del centro. I turisti sono triplicati in questi anni, le mostre, le grandi mostre che abbiamo fatto, una mostra all'anno, hanno portato quasi 92.000 turisti in centro storico, tante politiche che hanno dato una boccata d'ossigeno. Ma da assessore al commercio mi piace anche ricordare come negli ultimi 5 anni abbiamo investito 700.000 euro del bilancio comunale con bandi specifici per sostenere le attività che erano state chiuse dal Covid e anche le attività che avevano subito dei cali di fatturato per la crisi energetica. Questo sempre fatto insieme alla consulta economica e alle associazioni di categoria con le quali abbiamo sempre definito il bando. Sicuramente incentivi necessiteranno e quindi prevediamo vari strumenti, tra cui l'accesso al credito attraverso il Confidi, ma anche il favorire la residenzialità attraverso lo sconto degli interessi sui mutui per le giovani coppie che intendono acquistare la prima casa. Ok, magari per la prossima occasione di stare sempre un po' più attenti con il tempo. Va bene, va bene. Andiamo avanti con Tirani per il commercio.
L'operazione a cui che ho appena ascoltato è riuscita, ma il paziente è morto, come si dice. In questo caso il paziente è il commercio del centro storico. È inutile fare dietrologia, non serve a nulla, bisogna guardare davanti. Gli strumenti ci sono e bisogna utilizzarli. Scadrà il 7 di giugno un bando per la creazione di centri naturali commerciali, il che vuol dire aiutare i negozianti del centro a fare rete fra di loro e poter accedere a risorse per quanto riguarda informatizzazione, ristrutturazione dei locali, eventi, vendite online, tutto quello che oggi sono armi indispensabili da utilizzare per poter affrontare una società ed un commercio che è molto cambiato. Come dicevo, questo bando scadrà il 7 di giugno, quindi il giorno, la vigilia delle elezioni, e non mi risulta che il Comune sia a conoscenza e comunque in grado di rispettare questa tempistica. Questo porta alla perdita di fondi indispensabili per il nostro commercio. Questo vuol dire non aiutare i commercianti, questo vuol dire non essere attenti ai tanti problemi che ci sono. Ecco, io vorrei intercettare con l'aiuto di tutti quante più possibilità passeranno davanti le porte del nostro comune, perché solo con gli aiuti di questo tipo riusciremo a risolvere il problema. Benissimo, passiamo alla quinta domanda, parliamo di lavori pubblici, un tema quanto mai delicato e fondamentale, soprattutto per i piccoli centri, quindi parliamo di fondi PNRR, sono stati già dislocati a seconda dei vari ambiti, ma in qualche modo come si potranno sfruttare al meglio le risorse? Sicuramente i candidati avranno una loro idea e ce la diranno in un minuto, vi ricordo la puntualità, inizia la candidata Micaela Glorio, 60 secondi, prego. Sì, intanto un accenno alla replica del mio collega Francesco Pirani, in quanto lui sa benissimo da ex vice sindaco e ex assessore che siamo nell'attività di ordinaria amministrazione e che quindi non ci è più consentito di fare previsioni future, ma andiamo solo nell'ordinario. Tanti fondi sono stati accolti e ricevuti da questa amministrazione negli anni, abbiamo fatto un calcolo, 16 milioni di euro di fondi sovracomunali, non solo PNRR, ma regione, fondazioni private, ministeri e anche Europa, che sono stati acquisiti in questi anni. Il PNRR è una parola che sentiamo da pochi anni, 10 anni fa non esisteva, esiste solo adesso. Nonostante questo abbiamo comunque attivato dei fondi per la ristrutturazione dell'asilo Colle Fiorito e l'ampliamento e anche 5 milioni di euro di fondi PNRR per la riqualificazione del foro boario del quartiere di San Marco e per riportare la scuola media in centro, una sezione della Kruger. Quindi tanti investimenti fatti, tanti in corso che stiamo facendo e tanta volontà di recuperare altri fondi, anche perché è una mia competenza e capacità che voglio mettere a disposizione una volta eletta sindaco. Bene, Francesco Pirani, come si possono sfruttare al meglio queste risorse, i fondi del PNRR? Prego. È l'unica possibilità, una delle pochissime possibilità che abbiamo di crescita nei prossimi anni. Bisogna creare una struttura in grado di intercettare questi fondi, ma la cosa ancora più importante è che bisogna avere una visione di città. I fondi non vengono assegnati per estrazione o in ordine alfabetico come le nostre interviste questa sera. I fondi vengono stanziati sulla base di progetti, spesso dei progetti che riguardano non solo l'ambito comunale ma ambiti più grandi. Io ho visto un mancato dialogo fra le amministrazioni del nostro territorio e questo è, secondo me, un segno tristemente premonitore del fatto che molti fondi del PNRR, ma non solo, andranno persi, come molti se ne sono persi nel corso degli ultimi anni, se non si riuscirà a creare un allineamento istituzionale fra comune, regione e Stato, cosa che la mia coalizione è l'unica in grado di garantire. Bene, allora proseguiamo con il terzo candidato, Sandro Antonelli, lavori pubblici e fondi PNRR. Allora, qual è la ricetta secondo lei? Ma intanto voglio utilizzare i primi secondi per replicare a Pirani che non è sicuramente la sua coalizione l'unica che può garantire un dialogo istituzionale laddove dovesse realmente servire. Per tornare invece alla questione dei fondi del PNRR, credo che in questi anni si siano poco utilizzati, perché c'è stata una scarsa capacità della macchina amministrativa di reperire queste opportunità. Da un'analisi che abbiamo fatto,
abbiamo potuto constatare che di progettazione relativa semplicemente al comune, il comune ha avuto la capacità di reperire una quantità pari a circa 2 milioni di euro, che è più o meno la stessa cifra che hanno potuto cogliere comuni molto più piccoli. Ci sono in realtà nei territori a noi limitrofi comuni che hanno potuto recepire molto di più. Quindi il nostro obiettivo è quello di creare un ufficio che possa dedicarsi al recupero di fondi del PNR laddove ancora esistenti, ma anche di fondi che possono provenire da altri enti sovraordinati e che sono indispensabili per mettere a terra progetti che sono fondamentali per risolvere le problematiche importanti del nostro territorio. Cambiamo ora argomento, parliamo di eventi, di appuntamenti, di quello che potrebbe rappresentare a breve il cartellone estivo, che ormai insomma siamo davvero alle porte per poterlo farlo partire, attendiamo solamente l'esito delle urne per poi vedere insomma come verrà sviluppato nei dettagli. Ma quali sono le vostre idee, cosa fare anche dal punto di vista culturale per Osimo? Cominciamo con Pirani. A mio avviso l'aspetto culturale è quello primario insieme ad altri per poter rilanciare il nostro centro storico. Bene ha fatto questa amministrazione, mi riconosco onestà intellettuale, a proseguire quello che era un percorso iniziato tanti anni fa circa la presenza di mostre importanti nel centro storico, perché la mostra è in grado di diluire una presenza turistica e culturale che altrimenti, come per esempio con avvenimenti tipo concerti o Giro d'Italia, crea più intasamento che altro, e comunque non ci sarà una ricaduta con eventi di una portata troppo grande per la capacità ricettiva di Osimo. Osimo ha le sue caratteristiche, e queste caratteristiche secondo me si possono esprimere al meglio con una presenza continua e costante nel corso degli anni. Quindi la cultura e la bellezza dovranno essere gli elementi da poter offrire alle tante persone per godere di Osimo. È ovvio che accanto a questi aspetti bisogna risolvere anche in questo momento dei problemi annosi. Il parcheggio, il tiramisù è sottoutilizzato, e comunque creare un albergo diffuso per far sì che i visitatori di Osimo possano rimanere nella nostra città più di 4 ore. Ok, attenzione sempre con i tempi. La risposta per lo stesso tema, questo per la stagione estiva, per le iniziative culturali, con Antonelli. Ma anche noi siamo convinti che il rilancio della nostra città debba passare attraverso una implementazione del turismo e della cultura. A questo proposito quindi riteniamo che si debba continuare con quanto è stato fatto dalle precedenti amministrazioni, cioè continuare sulla strada delle mostre in particolare, perché siamo anche noi d'accordo sul fatto che possono garantire un flusso costante di turisti, ma riteniamo che si debba anche recuperare una identità turistica che la nostra città purtroppo ancora non ha. Chi frequenta la costa ed estate in una giornata di nuvole vuole fare una visita nell'entroterra, non pensa di certo ad Osimo, perché è più portata a pensare ad altri comuni che hanno un brand turistico molto caratteristico. Ecco quindi che il nostro impegno sarà quello di mettere a sistema, coinvolgendo tutte le associazioni di categoria, tutte le belle parti del nostro territorio, le varie zone artistiche che abbiamo fortunatamente, in modo tale che anche Osimo possa recuperare questa identità che è fondamentale per potersi rilanciare a livello turistico e culturale. Michela Glorio, il settore cultura, mostre, eventi per in vista della stagione. Sì, mi fa molto piacere che i colleghi siano in sintonia con le politiche di questa amministrazione uscente, e quindi tante mostre che abbiamo fatto in questi anni, ma anche tanti investimenti nel settore del turismo. Faccio degli esempi: l'area archeologica di Montetorto a Case Nuove di Osimo, che abbiamo ristrutturato e riportato alla luce visto che era completamente chiusa, 3,5 km di nuove piste ciclabili fatte nelle zone vallive e che riescono ad attirare tutti quei turisti che vengono dal nord Europa o del nord Italia, in modo anche di destagionalizzare, convenzioni con privati per aprire
nuovi tratti di grotte, come per esempio la famiglia Riccioni o le grotte Simonetti. Tanti, tanti investimenti anche fatti per collaborare con le città limitrofe invece che competere, e quindi con le grotte di Camerano, con la Rocca di Ufagna, con il Museo della Fisarmonica di Castelfidardo, anche con le cisterne romane di Fermo. Tante convenzioni per portare appunto i turisti a visitare il nostro centro, il nostro distretto turistico per più giorni, su 3-4 giorni. Questo è indicativo anche dei tanti B&B che sono nati negli anni, quanto il turismo e la cultura possono portare reddito nella città e nel territorio. Bene, grazie ai nostri candidati. Proseguiamo e adesso parliamo di degrado, perché i residenti ci hanno segnalato alcune situazioni più particolari da attenzionare, in particolare nella zona vicino al tiramisù e anche all'ospedale Muzio Gallo, dove ci sono continue incursioni notturne e bivacchi. Allora chiediamo ai nostri candidati che cosa hanno intenzione di fare sotto questo profilo. Inizia a rispondere Sandro Antonelli, 60 secondi a sua disposizione, prego. Ma in realtà le zone di degrado non riguardano solo questi due esempi che sono stati portati, perché riguardano anche il centro storico. Basti pensare alle logge, dove adesso vediamo purtroppo una situazione in cui pervade la vegetazione negli scavi che sono stati realizzati da poco e che hanno messo alla luce anche la statua di Plotina. Quindi crediamo che sia un fenomeno generalizzato che riguarda il nostro territorio. Per arrivare invece a discutere delle due situazioni segnalate, crediamo che per quanto riguarda il maxi parcheggio si debba implementare un servizio di vigilanza che può essere messo in atto anche attraverso un potenziamento dell'organo di polizia municipale. La legge parla di un agente ogni 1000 abitanti, attualmente ad Osimo abbiamo circa 22 operatori, quindi ne mancano più della metà. E credo che questo sia un primo elemento. Con, tra l'altro, riportare il presidio della Polizia Municipale in centro, sarà possibile dare anche un controllo a questa struttura. Per quanto riguarda il Muzio Gallo, anche lì bisogna implementare un'adeguata vigilanza con le pattuglie della Polizia Municipale, ma coinvolgendo in modo particolare il proprietario, l'ASUR e la Regione Marche, che in questi ultimi anni non hanno più di tanto dato la loro disponibilità in tal senso. Beh, questa è la ricetta di Antonelli, adesso proseguiamo, parliamo di degrado con Micaela Glorio. Qual è la sua proposta? Diciamo, 60 secondi, prego. Sì, innanzitutto invito i colleghi a fare un giro sotto loggiato, perché l'erba è stata tolta e l'impianto di areazione, una settimana fa, e l'impianto di areazione è stato è in programma per appunto non consentire che si crei questo muschio nei reperti. Per quanto riguarda il tiramisù, lo accennavano già i miei colleghi, adesso dovremo fare nel 2024 un'opera di revisione decennale che costerà 1 milione di euro, e grazie a questo cambio dei software sarà possibile anche far sì che il tiramisù possa essere gestito da remoto e quindi aperto H24 per tutti i residenti del centro, ma anche per i turisti e chi vuole visitare la nostra città. Un intervento che fino adesso non poteva essere fatto, appunto perché a livello di software non lo consentiva il sistema. Adesso con questo nuovo intervento lo consentirà. Per quanto riguarda Muzio Gallo, le proposte sono due: una a breve termine per far mettere in sicurezza l'area da parte del proprietario dell'ASUR, la seconda invece un progetto a medio-lungo termine in cui vorremmo chiedere alla Regione Marche di accreditare una quarta struttura, una quarta casa di riposo per Osimo, e di farla in quella struttura lì che è pubblica, che è anche molto bella e che ha tanti tanti ettari di parco. Bene, chiediamo adesso a Francesco Pirani che idea si è fatto e come si può migliorare l'aspetto del, diciamo, degrado ambientale ad Osimo. Prego. Mi sono fatto l'idea che probabilmente la ricetta migliore è fare elezioni amministrative una volta all'anno, visto che comunque le risposte a dei problemi che esistono da 10 anni vengono formulate esattamente 15, 20 o un mese prima delle elezioni. A mio avviso comunque sì, è ovvio, maggior controllo, maggior utilizzo di mezzi e di persone, ma questo è una sorta di curare. Secondo me bisogna prevenire. Prevenire come? E probabilmente questo riguarderà un'altra domanda, ma prevenire con una politica per le attività giovanili veramente diversa rispetto a quella che c'è adesso, o per meglio dire che forse non c'è adesso. Quindi, senza anticipare quella che potrebbe essere una risposta a future domande, cercare di coinvolgere i ragazzi, renderli responsabili, farli vivere nel nostro centro città con dei progetti che noi abbiamo elaborato e che già esistono e funzionano nella nostra città e in altre città a noi vicine, perché comunque in questa maniera
terremo presidiato il centro, ma soprattutto lo terremo vivo. E questo ovviamente non riguarda solo il centro, ma riguarda anche altre zone del nostro territorio. Adesso invece andiamo a San Paterniano, altra zona degna di interesse, in particolare il suo centro abitato. Qui viene chiesto da più parti maggiore sicurezza. Ecco, quali soluzioni riguardo, Michela Glorio? Gli interventi che prevediamo per San Paterniano, ma così come per tutta la città, riguardano l'investimento nella videosorveglianza. Tanti bandi sono stati fatti a favore dei privati per contribuire a far mettere sistemi di sorveglianza privata, ma anche tanti investimenti nel pubblico. 121 nuove telecamere installate negli ultimi 3 anni e telecamere che sono in rete con il sistema della prefettura, l'unico comune della provincia di Ancona che è riuscito a portare avanti un progetto di questo tipo. Inoltre c'è stato sempre un grande coordinamento con tutte le forze dell'ordine che sono presenti in città e quindi interventi mirati su zone particolarmente attenzionate proprio per far sì che ci sia appunto una tutela e una maggiore sicurezza da parte di tutti quelli che sono i residenti e sono i cittadini. Quindi continueremo ad investire sia in telecamere che anche nel coordinamento con tutte le forze dell'ordine presenti per sempre più far sì che Osimo sia una città sicura e in sicurezza. Allora, per San Paterniano sentiamo Francesco Pirani, che cosa ci dice? Io dico che un coordinamento interforze delle forze di polizia è un elemento essenziale per affrontare il problema San Paterniano, ma non solo San Paterniano. A mio avviso le forze di polizia municipali non riescono a garantire un presidio corretto nel nostro territorio, quando invece una presenza costante potrebbe essere da deterrente per diverse situazioni di pericolo a carico della frazione, appunto, ma di tutto il territorio. Le telecamere ci sono, vanno potenziate, vanno probabilmente anche integrati con dei sistemi tecnologici oggi in grado di farci sapere informazioni approfondite sulla natura dell'auto che sta passando, anche a livello di responsabilità civile, assicurazione, omologazione dell'auto e quant'altro, per evitare che poi oltre il danno dell'incidente esista anche la beffa per chi viene coinvolto, magari dell'avere un sinistro con una macchina non assicurata. Ecco, quindi garantire queste cose importanti, cercando di essere molto molto concreti e coinvolgendo anche i cittadini per una crescita culturale dal punto di vista dell'utenza della strada. Sandro Antonelli, anche per lui 60 secondi per San Paterniano. Su questo punto siamo abbastanza d'accordo, anche noi pensiamo di puntare su un potenziamento della videosorveglianza che ovviamente deve essere poi anche mantenuta, perché non basta installare nuove telecamere, ma è necessario che queste vengano sostituite laddove si guastino. Quindi bisogna creare questa control room nella quale sarà possibile, come è stato fatto in altri comuni, poter avere un controllo vero del territorio. Ma poi bisogna anche che i vigili escano e facciano pattugliamento, cosa che negli ultimi anni è stata fatta molto poco, anche per il motivo che dicevo precedentemente, cioè per il numero esiguo di risorse che sono disponibili. Quindi un pattugliamento anche con le polizie municipali dei comuni limitrofi, che sia anche di tipo notturno, come si faceva quasi 10 anni fa. Quindi, oltre questo, dovremo implementare tutta una serie di interventi che riguardano l'informazione e la cittadinanza per mettere in atto tutte le pratiche che servono per prevenire eventi che siano di danno nei confronti di tutti i cittadini. Ok, allora abbiamo esaurito le prime 8 domande, adesso ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità. Mi raccomando, state con noi perché abbiamo ancora i nostri candidati alle elezioni di Osimo protagonisti nella seconda parte della trasmissione, con altre 7 domande che risponderanno ovviamente come sempre nel rispetto della par condicio. Dunque ci vediamo tra qualche istante. Ed eccoci qua, ben trovati a Polis Speciali Elezioni Osimo con i nostri candidati. Siamo alla domanda numero 9, rientriamo con un tema quanto mai attuale, quello dei giovani.
E allora, quali sono, diciamo, secondo i nostri candidati, la ricetta, diciamo, per stimolare sempre di più i giovani e il mondo, diciamo, giovanile? E allora, parliamone con Francesco Pirani, 60 secondi a disposizione, prego. Il mondo dei giovani è un tassello importantissimo per la nostra società, anche da un punto di vista del centro storico, del commercio, dell'ordine pubblico, e abbiamo un progetto che prevede l'utilizzo di molti, almeno 4-5 luoghi nel centro storico attualmente non utilizzati, in parte di proprietà pubblica, in parte da locare da proprietà private. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che i giovani devono essere interessati con dei progetti specifici, musica, sport, giochi o frequentazioni legati a giochi di società piuttosto che altre cose, in luoghi che dovranno essere autogestiti, perché comunque sia le politiche giovanili devono partire dai giovani. Trovo che sia fuori luogo che delle persone che sono state giovani ma in un'altra era geologica, perché la società è cambiata radicalmente nel corso degli ultimi anni, e dicevo quindi che i giovani devono essere interessati direttamente da questa politica e rendersi protagonisti per la gestione e per il controllo di queste strutture. In sostanza dobbiamo renderli responsabili, facendoli diventare responsabili avranno un aumento della loro autostima e riusciranno a dimostrarci che sono veramente il futuro della nostra società. E allora chiediamo la stessa cosa anche a Sandro Antonelli, la ricetta per i giovani, i loro punti di ritrovo, cosa si può fare? Prego. I giovani sono il nostro futuro e quindi hanno la necessità di avere un importante punto di riferimento nell'amministrazione. Per questo motivo noi abbiamo creduto così fortemente sui giovani che una delle nostre liste è fatta quasi esclusivamente di giovani fino a 30 anni. Proprio grazie al loro contributo abbiamo messo a punto un programma molto ambizioso per la nostra città che passa attraverso il recupero di spazi che devono essere messi a disposizione di tutte le associazioni giovanili che si vengono a costituire. Crediamo che in questi anni questo non sia stato fatto. La consulta dei giovani è stata convocata solo all'inizio di questa amministrazione, ma ci risulta che poi non sia stata utilizzata come strumento. Quindi recuperiamo degli spazi, degli edifici che sono già di proprietà del comune, creiamo la possibilità per i giovani di svolgere le attività, recuperiamo l'appetibilità di una biblioteca comunale che deve essere più smart e più fruibile, e quindi e sosteniamo tutte le associazioni sportive che fanno un grandissimo lavoro per il sostegno e lo sviluppo cognitivo e psicologico proprio delle giovani generazioni. Chiudiamo allora con Michela Glorio per quest'ultima domanda, i giovani e la sua ricetta, prego. Sì, le politiche per i giovani passano attraverso anche gli spazi e i luoghi per i giovani. Abbiamo di recente inaugurato l'ex Cinema Concerto, uno spazio polifunzionale dove si possono proiettare film e vedere anche le prime visioni, ma anche un luogo dove poter fare convegni, seminari e dibattiti. A breve contiamo di inaugurare un altro spazio, che è quello degli ex magazzini Campanelli, ossia il Ridotto del Teatro, uno spazio dove possono trovare, dove i ragazzi, sia di band locali che di gruppi musicali, ma anche le compagnie teatrali più minori possono trovare un luogo e uno spazio a loro adatto. Infine, un altro intervento che partirà a giugno è quello dell'ex Foro Boario, che nella nostra idea va adibito alla ludoteca comunale. Sicuramente il discorso della biblioteca è da tanti anni che se ne parla, è fondamentale per la città e vorremmo appunto adibirla nel Palazzo Gallo dopo un acquisto del comune, da parte del comune di quel palazzo. Un ultimo rapporto è quello con le parrocchie che devono mettere a disposizione i propri spazi, dove il comune invece mette educatori, psicologi e personale specializzato per progetti per i giovani dopo il catechismo e dopo la cresima, in quella fascia d'età tra i 13 e i 21 anni. Allora, qualcosa è stato già accennato, andiamo un po' più nello specifico, parliamo di sport e impiantistica, quindi collegato anche al discorso dei giovani. Che cosa fare? Cominciamo con Sandro Antonelli. Nella mia precedente esperienza amministrativa sono stato assessore allo sport, quindi conosco molto bene questo ambito del nostro comune. Credo che Osimo abbia attualmente più di 60 società sportive che sono rappresentative di quasi tutte le discipline nell'ambito sportivo. È importante che l'amministrazione diventi uno strumento di sostegno a tutte queste società
che svolgono una importantissima attività sociale, cioè quella di coinvolgere giovani e meno giovani nell'attività motoria. Quindi noi ci proponiamo di tenere sotto controllo e di mantenere tutte le strutture esistenti e di implementare altre che abbiamo già identificato con alcune società sportive che sono necessarie per un loro sviluppo e una loro integrazione. Nella gestione di queste strutture implementeremo un regolamento che consenta alle società di avere una gestione non annuale ma spalmata per un periodo di più anni che possa consentire loro anche di fare degli investimenti e di avere quindi un riscontro su tali investimenti fatti in relazione allo svolgimento della propria attività sportiva. Michela Gloria, cosa fare, cosa continuare a fare per lo sport? Sì, in questi 10 anni abbiamo investito 8,5 milioni nelle strutture sportive, sia quelle a livello agonistico ma anche nei campetti di quartiere. Tanti campetti di quartiere dove possono essere trovati spazi di libertà sono stati riqualificati e a breve partirà anche quello di Padiglione e di Aspio di Osimo. Sicuramente l'impiantistica è uno dei principi cardine nelle politiche dello sport e adesso partirà, è già in appalto, il nuovo palascherma che appunto ha ottenuto un finanziamento da parte del Ministero e in parte è stato finanziato anche tramite il Comune di Osimo e che sarà una nuova struttura da adibire a tutto quello che significa scherma ma anche arti marziali. Una dei nostri principi che abbiamo messo nel programma dello sport è quello proprio di rendere lo sport più inclusivo possibile e quindi con contributi specifici anche a coloro che non possono permettersi di pagare le rette delle società sportive, quindi uno sport inclusivo che include tutti e soprattutto valorizzare la funzione sociale dello sport. Non solo sport commerciale ma anche sport che segue i giovani e che può incentivare dei progetti di crescita in salute e crescere bene per i giovani attraverso lo sport. Anche per Francesco Pirani la stessa domanda, sempre 60 secondi di tempo, sport e impiantistica. Beh, a proposito dell'impiantistica, ascolto ancora una volta tutte le azioni coniugate al futuro. Un'amministrazione che esce da 10 anni sento dire che farà, ma di fatto non è riuscita a risolvere il problema dell'impiantistica nel comune di Osimo. Un caso emblematico su tutti, abbiamo un pallone geodetico dove peraltro veniva utilizzato anche da una scuola con fondi pubblici regionali stanziati e ancora manca un progetto per riuscire a sistemarlo e renderlo fruibile. Grazie a Dio il problema degli impianti esiste, dico così in maniera provocatoria perché comunque vuol dire che tantissimi ragazzi oggi si stanno rivolgendo al mondo dello sport per occupare le proprie giornate. Effettivamente è un servizio sociale primario e preventivo. Quello che anch'io penso è che le strutture dovranno essere date in gestione per periodi medio-lunghi, intendo dire arrivare dai 5 agli 8 ma anche 10 anni, per questo questo permetterà ai gestori di poter realizzare dei progetti con serenità e poter anche intervenire per il miglioramento delle strutture, fermi del fatto che la struttura rimarrà a loro disposizione per molti anni. Benissimo, allora abbiamo sviscerato i temi che riguardano il centro storico, ma non dimentichiamoci che ci sono le periferie, che molto spesso i loro residenti si sentono abbandonati e chiedono maggiori attenzioni. Allora noi abbiamo chiesto ai nostri 3 candidati sindaco come si può migliorare questa situazione e cosa rispondere a questi residenti. Allora la prima a rispondere è Michela Glorio, 60 secondi, prego. Sì, Osimo è completamente divisa in 2, una parte è il centro storico e la prima periferia e una parte sono le frazioni, tante frazioni dove sono stati fatti tanti investimenti negli anni. Cito 2 esempi, Santo Stefano, cosa è stato fatto in questi 10 anni? Un parcheggio del cimitero che necessitava e mancava da tanti anni, ma anche la riqualificazione del campetto sportivo che era chiuso da tanti anni. Case nuove, uno dei primi investimenti che abbiamo fatto è stata la nuova scuola, richiesta da più di 20 anni, e poi abbiamo riportato alla luce il sito dell'area archeologica di Monte Torto, ma anche rifatto tutto l'asfalto della strada provinciale di Via di Jesi. Per fare 2 esempi, ma ce ne sarebbero tanti altri, così come abbiamo fatto per Osimo Stazione, per Padiglione, tante grandi opere di investimenti di milioni di euro investiti per riqualificare e migliorare la qualità della vita delle frazioni. Sicuramente dovranno continuare questi investimenti e come potrà essere fatto? Attraverso un'interlocuzione con i consigli di quartiere. Non è vero che negli anni non sono stati messi al corrente, ma
comunque lo faremo e lo faremo ancora di più attraverso riunioni periodiche, ma anche attraverso un bilancio partecipato, dove i consigli di quartiere possono decidere anno per anno quali sono le priorità e le urgenze che vogliono nella loro frazione ed inserirle a bilancio. Allora, Francesco Pirani, chiedo anche a lei, qual è la ricetta per sollevare queste persone che si sentono un po' abbandonate nei quartieri periferici? Cosa fare nelle periferie? Prego. Giusto una precisazione, la strada provinciale per sua connotazione è provinciale, quindi la riasfaltatura va dato atto che è stata fatta dalla provincia, ma non è questo l'importante, l'importante è che la strada sia percorribile, peraltro tutti i giorni la percorro per andare da casa al luogo del lavoro. E che cosa fare per il problema delle frazioni? Beh, io l'ho messo come prima parola nel mio programma elettorale, ascoltare, quell'ascolto che non c'è stato, perché spesso con l'ascolto vengono fuori i problemi e lì siamo d'accordo, ma chi è, come posso dire, chi conosce il problema molte volte è anche custode della soluzione. Quindi riuscire ad avere un incontro attraverso gli organi istituzionali preposti, i consigli di quartiere, permette all'amministrazione di venire a conoscenza dei tanti problemi nelle piccole frazioni ma anche nelle grandi frazioni, e continuando ad ascoltare spesso si riesce a capire quella che potrebbe essere la strada corretta per trovare una soluzione rapida, veloce e condivisa. Questo non c'è stato e io ritengo che comunque cambiare adesso, dopo 10 anni, nel dire ascolteremo sia un pochino troppo tardi. Allora, Sandro Antonelli, 60 secondi anche per lei sulle periferie, che cosa ci dice? Allora, abbiamo sentito quali sono gli interventi che sono stati fatti da questa amministrazione sulle frazioni, però per onestà intellettuale bisognerebbe dire anche tutti quelli che non sono stati realizzati. Per fare alcuni esempi, la scuola di Campocavallo, che è stata promessa dal primo anno del primo mandato di questa amministrazione e che ancora oggi è semplicemente sulla carta, non è stata avviata. Così come la bretella dell'Abbadia e tanti altri esempi potremmo fare. Ma entrando nel merito delle frazioni, io credo che tutte le frazioni usimane rappresentino una ricchezza culturale, economica e anche produttiva del nostro territorio, e per tale motivo vanno sostenute e salvaguardate. Io abito in una frazione e quindi credo che in questi anni sia mancata proprio l'attenzione verso le esigenze del territorio, che sono appunto quelle delle frazioni. Quindi il nostro impegno sarà quello di passare attraverso un ascolto più attento dei consigli di quartiere, che sono stati utilizzati solo per promuovere alcune attività dell'amministrazione o per annunciare determinati interventi che non sono stati fatti, ma vorremmo utilizzare questi strumenti per avere effettivamente le indicazioni che vengono dal territorio e per poter poi implementare le soluzioni che un'amministrazione deve necessariamente garantire. Adesso invece parliamo di ambiente e di verde pubblico, tematiche attuali ovunque, tematiche che insomma sono all'attenzione di tantissime persone che riguardano da vicino i giovani e i meno giovani. Allora, cosa poter fare a riguardo per Osimo e come si può crescere da questo punto di vista? Cominciamo con Francesco Pirani. Beh, l'ambiente è un qualcosa che mi colpisce e mi impegna in prima persona da sempre nella mia vita. Che cosa farò l'indomani, essere diventato amministratore di questa città? Innanzitutto comincerò con le CER, le comunità energetiche rinnovabili. Sono delle soluzioni nuove relativamente, perché 2 anni fa andai ad un convegno a Monte Labbate, primo comune marchigiano a realizzare una comunità energetica, e non è sicuramente un comune grande come Osimo, dove il sindaco illustrava con orgoglio i vantaggi per tutta la comunità nell'aver realizzato questa comunità energetica. Che cos'è la comunità energetica? Rapidamente, è la messa in rete di tanta energia prodotta dai singoli privati cittadini, ma anche dall'amministrazione e i consumatori, quindi poter utilizzare corrente elettrica realizzata nel proprio territorio da parte di tutti, con dei costi decisamente inferiori, quindi un risparmio per le famiglie ed un vantaggio notevole per l'ambiente. Allora, la stessa domanda la rivolgiamo a Sandro Antonelli per l'ambiente e ovviamente il verde pubblico di Osimo. Con piacere apprendo da chi mi ha preceduto che abbiamo una coincidenza nel nostro programma elettorale. Però io credo che per quanto riguarda l'ambiente
si debba pianificare un insieme di interventi, perché parlare di ambiente significa parlare di tanti argomenti, non solo della parte ecologica e rinnovabile. Per l'ambiente noi intendiamo anche la manutenzione del verde e crediamo che questa debba essere implementata attraverso una programmazione annuale che parta dal primo momento in cui ci si insedia in amministrazione, in modo tale che questa manutenzione venga garantita nel corso di tutto il mandato amministrativo. Ma poi ambiente significa anche preservare la sicurezza dei cittadini quando si parla, per esempio, di infrastrutture digitali che nel nostro territorio stanno nascendo in maniera molto frequente e anche indiscriminata. Quindi l'ambiente è un ambito totalizzante che deve essere affrontato con concretezza e soprattutto con il rispetto verso chi vi abita. Michela Glorio, cosa fare per l'ambiente per Osimo? Allora, innanzitutto una replica al collega Sandro Antonelli sulla scuola di Campocavallo, per cui abbiamo terminato l'iter ed è in appalto. Mi piace ricordare che anche l'assessore, l'ex assessore Antonelli è stato per tanti anni in amministrazione con ruoli diversi e la scuola di Campocavallo però nella sua frazione non ce l'ha portata. Quindi noi ce la porteremo perché inizieranno i lavori veramente a brevissimo, lui in tanti anni non ce l'ha portata. Anche rispetto all'ambiente, mi fa molto piacere che i miei colleghi ricordino quanto sia importante l'ambiente, perché quando ci siamo insediati 10 anni fa, in realtà di ambiente c'era ben poco, c'erano tante case, ma non erano stati costruiti i giardinetti, non erano stati costruiti i parcheggi, tutto ciò che doveva essere pubblico in realtà nei piani di lottizzazione non erano stati fatti, solo le case e qualche volta le strade. Ad Osimo, tanto che abbiamo una media di metri quadri per singolo abitante che è molto molto sotto quella nazionale. Se quella nazionale è 32,5 metri quadri, ad Osimo ne abbiamo 22,5, nonostante abbiamo piantato negli ultimi 5 anni 3.500 alberi, nonostante abbiamo fatto rimboschimenti ad Osimo Stazione, un territorio totalmente antropizzato e senza verde, e abbiamo iniziato a fare investimenti nel verde in tutti quei quartieri nuovi dove verde non ce n'era proprio. Quindi grazie ai miei colleghi che adesso si svegliano e si ricordano che il verde è importante. E allora passiamo a una domanda tra le più spinose, diciamo, tra i nostri dibattiti di Polis, e in particolare quale candidato teme di più e perché, e in caso di ballottaggio con chi si alleerebbe o comunque con chi trova maggiori punti di contatto. Il primo a rispondere a questa domanda è Sandro Antonelli, 60 secondi a disposizione, prego. Approfitto per replicare a Michela Glorio in relazione alla scuola di Campocavallo. Quando abbiamo amministrato noi, fino a 10 anni fa, non c'era la necessità di implementare questa struttura perché tutte le classi erano sufficienti. Nonostante questo, l'amministrazione di cui facevo parte aveva pianificato lo sviluppo urbanistico e demografico e quindi aveva messo in atto una programmazione per la realizzazione di una nuova scuola. Questa scuola non è stata fatta perché poi abbiamo perso le elezioni, ma non abbiamo neanche realizzato un container dove è stata inserita una classe, o addirittura non abbiamo neanche tolto il centro sociale alla frazione, perché adesso il centro sociale è utilizzato per un'altra classe in una locazione pure distante rispetto alla scuola stessa. Questo era per precisare. Relativamente alla domanda, io credo che non si debba temere nessuno, perché anzi in questi lunghi dibattiti che stiamo facendo in questa campagna elettorale ho avuto modo di conoscere gli altri candidati e non posso che dire che si tratti di brave persone. Quello che realmente mi spaventa è l'astensionismo e la possibilità che possa vincere ancora una volta il dualismo tra le due opposizioni ideologiche che purtroppo hanno ingessato e bloccato la nostra città sia da un punto di vista dello sviluppo sia da un punto di vista amministrativo. E allora velocemente andiamo a Michela Glorio, 60 secondi, quale candidato teme di più e perché? Possibili alleanze in caso di ballottaggio? Non temo nessuno dei miei colleghi, con cui abbiamo visto ci sono anche dei punti in comune e dei punti programmatici appunto che condividiamo. Non siamo in guerra, non siamo un esercito, per cui l'alleanza e la collaborazione deve esserci sempre, sia che siamo in minoranza sia che siamo in maggioranza. Io ricordo sempre che andando in un ufficio un responsabile mi ha detto: ma Michela, tu sei dell'opposizione o sei della maggioranza? Perché non facevo altro che portare le istanze dei consiglieri di minoranza, quindi da parte mia non c'è
stata mai nessuna preclusione, ho sempre lavorato per tutti, ho sempre lavorato per tutta la città a prescindere dalla coalizione o dal partito, tanto che non essendo neanche iscritta ad un partito ma facendo parte di una coalizione ampia che mi vede come candidatura indipendente, per me appunto i colleghi sono colleghi e comunque andranno le elezioni, avrò piacere di collaborare sia in maggioranza che in opposizione. Non ho fatto nessuna previsione per il ballottaggio perché stiamo correndo ed impegnandoci per vincere al primo turno e quindi non ci siamo ancora posti il problema. Bene, precisissima. E allora chiudiamo con Francesco Pirani. Cosa ci dice? Beh, grazie a Dio non c'è da temere nessuno, perché comunque sia i confronti che le idee scorrono nell'alveo della democrazia e anzi, a mio avviso, lo dico con onestà intellettuale, probabilmente potranno esserci delle idee da dare ai colleghi e qualcosa da prendere dai colleghi sicuramente quando uno di noi diventerà sindaco. Anche dal mio punto di vista c'è rispetto per le persone che ho accanto e che inizio a conoscere sempre di più in questo periodo, stiamo diventando un trio di fatto e questo mi rende veramente felice di competere con loro, perché comunque qualcosa vuol dire che sta andando nel senso del miglioramento del rapporto della politica che sicuramente ha i suoi aspetti spigolosi. Io ritengo che la mia coalizione sia in grado di poter arrivare molto bene al primo turno e poi chiederemo un aiuto e un concreto supporto a tutti coloro che condividono le nostre idee. Le nostre idee scaturiscono dalle esigenze che si sono dimostrate grandissime nel corso degli ultimi anni da parte dei cittadini, e quindi proprio loro e coloro che condivideranno i nostri programmi saranno i nostri alleati per un eventuale ballottaggio. La penultima domanda di questo dibattito è quella relativa alla futura squadra di governo. Allora, ognuno di voi adesso chiediamo quale sarà, se l'avete già ipotizzata, pensata, studiata, la prossima squadra di governo con i vostri assessori. Cominciamo con Michela Glorio. Sì, non abbiamo fatto nessuna previsione, non ho deciso la mia squadra di governo. Credo che sarà importante, una volta eletta sindaco, decidere sulla base di alcuni criteri. Uno dei criteri sarà sicuramente quello del risultato elettorale, che uscirà fuori dalle urne il 10 giugno. Poi ci sarà un altro criterio che mi sta molto a cuore, che è quello della disponibilità, ossia della possibilità della persona di poter stare in comune e di poter stare in città in modo continuativo, ma anche in modo molto presente, come ho fatto io in questi anni, nonostante mi sia divisa sempre tra lavoro e comune. E poi soprattutto l'ascolto, un assessore, una squadra di governo che oltre ad essere disponibile sa anche ascoltare quelle che sono le esigenze del territorio, dei cittadini e delle cittadine. Questi saranno i tre criteri sui quali mi baserò una volta che appunto ci saranno le elezioni e sarò eletta sindaco. Francesco Pirani, quale sarà la squadra di governo in caso di elezione a sindaco? Ma è una squadra di governo molto ampia, se andiamo a guardare i tanti ruoli che si verranno a ricoprire dopo le elezioni, una volta conseguita la vittoria. Io tre o quattro nomi li ho bene in testa e quindi questo vuol dire che prescinde dal risultato elettorale e non è detto neanche che tutti provengano dal ruolo di consigliere comunale. Ovviamente non li dirò neanche sotto tortura, e la qualità che pretendo dai miei collaboratori è proprio quella della competenza in primo luogo, della disponibilità e della voglia di lavorare, perché a mio avviso con l'impegno e con la condivisione di una visione che attualmente manca e che deve andare avanti non solo di 5 anni, ma su un progetto che almeno arrivi a 10-15 anni, si baserà il rapporto fiduciario con i miei collaboratori. E sono convinto che metterò in piedi una squadra capace di risolvere e di affrontare prima i problemi che Osimo ha, e mi auguro di riconsegnare poi dopo 5 anni una città migliore ma sicuramente normale. Sentiamo invece se Sandro Antonelli ce li fa i nomi della squadra di governo. No, io ho le idee molto chiare da questo punto di vista, ma non in merito ai nomi, in merito alle caratteristiche di chi dovrà rappresentare questa squadra. Anche per me fondamentale è la competenza, perché per amministrare una città importante come Osimo il primo elemento che bisogna avere è essere competente nell'ambito in cui si viene impiegati.
La disponibilità ovviamente è un altro elemento fondamentale e poi tutta una serie di requisiti che devono essere, diciamo, messi a sistema insieme a tutta la coalizione. Fortunatamente nel mio gruppo ci sono tante persone con esperienze e professionalità diverse e alcune di esperienza politica, altre alle prime esperienze. Quindi avremo modo di mettere insieme una squadra competitiva, competente e in grado di risolvere in maniera snella ed efficace i problemi che ci troveremo ad affrontare una volta in amministrazione. E allora siamo arrivati all'ultima domanda, forse quella che racchiude un po' il succo del nostro incontro, e cioè i vostri appelli prima di salutarci. Qual è il messaggio che volete mandare agli elettori osimani e soprattutto perché un elettore dovrebbe votare proprio lei o lui, insomma, ecco. E allora iniziamo con questi appelli con Francesco Pirani. Un minuto, prego. Beh, un minuto probabilmente non sarà sufficiente, però fermatemi quando ci sarà lo scadere del 60° secondo. Perché votare Pirani? Perché Pirani negli ultimi 13 anni è stato un cittadino. È un cittadino però che ha un'esperienza amministrativa, quindi è in grado di conoscere la macchina amministrativa dall'interno e i problemi che oggi caratterizzano la nostra città. Poi perché Pirani è un imprenditore e quindi vorrebbe portare la mentalità imprenditoriale all'interno di un comune che non spicca sicuramente per eccellenze dal punto di vista della visione programmatica, dell'organizzazione e del rapporto collaborativo con i cittadini e all'interno della sua struttura. Perché Pirani è in grado di garantire un allineamento istituzionale fra comune, regione e Stato, indispensabile per intercettare tanti fondi che saranno messi a disposizione del PNRR. Vedo che è scattato il 60° secondo, chiudo con perché Pirani sarà disposto ad ascoltare tutti quanti. E invece Sandro Antonelli, perché votare lei e qual è l'appello che vuole fare agli osimani? Prego. Prima di tutto perché io amo la mia città e credo che debba essere rilanciata a 360 gradi. Io in questi anni, fino ad oggi, ho anche partecipato all'attività politica del nostro comune perché ho occupato i banchi dell'opposizione per questi lunghi 10 anni dopo aver fatto un'esperienza amministrativa che mi ha visto assessore e anche vice sindaco. Quindi credo di aver maturato in questo periodo l'esperienza necessaria per comprendere la difficoltà di alcune problematiche che non sono state risolte, per identificare quelle che sono le soluzioni che si possono mettere in atto, ma soprattutto per garantire ai nostri cittadini un futuro che sia più sereno, più fruibile, dove non ci siano queste lotte politiche che purtroppo hanno ingessato e bloccato la nostra città da tutti i punti di vista, anche impedendo che alcuni finanziamenti importanti che si possono garantire con la cosiddetta filiera istituzionale non sono stati colti. Ultima ma non ultima, la candidata Michela Glorio, perché votare lei? Prego. Bisogna votare Michela Glorio perché sono giovane, sia anagraficamente che politicamente, perché sono una donna e posso portare uno sguardo al femminile in tutto quello che sarà la mia azione di governo, perché sono a tempo pieno a disposizione del Comune in quanto andrò in aspettativa dal lavoro e mi dedicherò completamente al Comune, perché da europrogettista voglio portare tanti fondi al Comune di Osimo per poterci fare le attività e infine perché posso garantire la continuità rispetto all'amministrazione uscente. Qualsiasi sarà la prossima amministrazione vorrà cambiare qualcosa e fare diversamente perché vuole buttare via quanto è stato fatto. Il ricatto istituzionale che se andrà sulla destra allora potrà avere i fondi, secondo me non è corretto, è un vero e proprio ricatto perché qualsiasi amministrazione regionale, provinciale, comunale o statale non si è mai comportata in questo modo, ha sempre guardato agli interessi dei cittadini e delle cittadine e a portare i soldi nei territori. Mai sono stati fatti ricatti come questi fino adesso e non è giusto farli. Bene, siamo arrivati allora al termine del nostro dibattito con i candidati
a sindaco di Osimo in vista della tornata elettorale dei prossimi 8 e 9 giugno. Naturalmente in bocca al lupo tutti e tre. Prima di salutarvi è giusto anche fare un riepilogo delle schede di ognuno di loro per gli schieramenti di quali ognuno fa parte, delle caratteristiche con le quali si stanno presentando ai cittadini osimani per scegliere quale sarà il futuro sindaco della città. Cominciamo con Sandro Antonelli. Sandro Antonelli ha 57 anni, ingegnere, sposato e padre di tre figli, già vice sindaco, assessore allo sport, ambiente e energie rinnovabili, amministratore delle società del comune di Osimo, Imos e Geosport. Attualmente è consigliere comunale di minoranza. Si candida con la coalizione civica ed appoggiato da 7 liste: Osimo al centro, Rinasci Osimo, Osimo Libera con Forza Italia e Lega, Progetto Osimo, Osimo Futura, Civitas Civici Azione e Tratto Comune. Michela Glorio, 41 anni, nata e cresciuta ad Osimo da entrambi i genitori osimani provenienti dalle frazioni di Santo Stefano e Case Nuove, laureata in economia nel 2006 e da 17 anni europrogettista presso un ente privato, assessore da 10 anni con deleghe a sviluppo economico, ambiente, turismo e personale. Rappresenta una coalizione ampia e coesa formata da 8 liste, tra cui PD e Movimento 5 Stelle, 6 liste civiche. Energia Nuova, Ecologia e Futuro, Popolari per Osimo, Osiamo, Uniti per Glorio e Michela Glorio, sindaco. Francesco Pirani ha invece 59 anni, vive a Osimo, ha 2 figli, è imprenditore dal 1986. È stato assessore con le liste civiche osimane dal 2000 al 2011 per poi dedicarsi esclusivamente alla propria attività lavorativa. Si presenta come soggetto autonomo alla guida della coalizione con una propria lista Pirani Sindaco, formata dall'alleanza tra Fratelli d'Italia e le liste civiche osimane presenti in città da oltre 30 anni. Sulla testa Patto Sociale, Green, Osimo Democratica e Solidale, Latini UDC, Forza Osimo, Civiche Marche, Pirani Sindaco. Bene, presentati dunque i nostri candidati, io li ringrazio ancora davvero per la loro collaborazione, per la loro presenza in studio, grazie naturalmente a Teodora Stefanelli con la quale abbiamo trascorso insieme quest'ora per parlare della città di Osimo e delle sue prospettive, naturalmente grazie a tutti i telespettatori che sono stati all'ascolto, che sono stati pronti a seguire il dibattito con i candidati di Osimo. Con Polis per oggi è tutto, a risentirci alla prossima occasione.